Chiamiamo sul palco Annalisa Rabitti, che ci parlerà del bellissimo progetto che è Città Senza Barriere. Intanto grazie a tutti, sono Annalisa Rabitti, sono presidente di Farmacie Comunali Riunite e sto portando avanti un progetto che si chiama Reggio Emilia Città Senza Barriere per l'amministrazione di questa città. Io intanto vi ringrazio perché è complicato nel pubblico e su certi temi parlare di innovazione. E invece credo che si possano fare queste cose anche su argomenti un po' complessi come questo. La Città Senza Barriere è un progetto che pensa e prova a ripensare la città di Reggio Emilia immaginandosela europea, immaginandosela senza barriere architettoniche e senza barriere mentali, perché quella è l'idea, quella che spesso siano proprio quelle mentali, le barriere più difficili da abbattere per arrivare ad avere una società inclusiva, e l'idea che la città debba ripartire dalle persone più fragili per provare a ripensare un modello di comunità e per vedere come poter diventare la città di tutte le persone. E il progetto cosa fa? Si basa su 9 tavoli di lavoro, fondamentalmente si basa sul cercare di immaginare un sistema di welfare non calato dall'alto, non deciso da chi non affronta il problema tutti i giorni, ma condiviso e coprogettato con i cittadini. Quindi con le persone che la disabilità arrivano, le persone che raccontano il problema dal punto di vista di chi lo ha tutti i giorni in casa. E il primo principio è l'ascolto, quindi che in un certo senso le istituzioni si mettono ad ascoltare i cittadini. E noi abbiamo aperto un anno e mezzo fa indicativamente questi 9 tavoli di lavoro in cui circa 200 persone lavorano da un anno e mezzo in modo gratuito, offrendo se stessi, offrendo la propria professionalità o la propria anche anima, i propri problemi, i propri disagi alla città. E io credo che questo sia un grande esempio di cittadinanza e di partecipazione dei cittadini in un momento in cui anche la politica non è sempre vista in modo positivo, quindi in realtà credo che questo abbia un grande valore di partecipazione. I tavoli sono 9, vi li elenco brevemente, sono per farvi capire. C'è il tavolo barriere architettoniche, che si occupa proprio di abbattere quelle che sono le barriere fisiche, insomma, che chiaramente sono la prima causa di emarginazione, perché io ho un'amica carissima in carrozzina che dice: io se non vado in un posto non esisto. E quindi è chiaro che la prima cosa è fare in modo che tutti i cittadini possano godere di un luogo, anche perché è un luogo che è accessibile, è un luogo adatto per tutti, è un luogo migliore per tutti. E quindi l'idea è quella di ripensare una città non fatta di mattoni ma fatta di persone. E in questo tavolo, per farvi capire, siedono architetti, geometri, istituzioni, ma anche cittadini normalissimi che hanno un problema di disabilità e che vengono a raccontare la propria esperienza. Poi abbiamo il tavolo mobilità, che si occupa di mobilità. Abbiamo un tavolo importante che si chiama accoglienza, che si occupa di accogliere i cittadini quando arriva la botta, quindi quando a un certo punto tutto cambia, perché si rinasce fratelli, sorelle, mamme, mogli di persone con disabilità. In quel momento, oggi viene data un'assistenza principalmente sanitaria, ma c'è molto altro, perché la famiglia è raccolta in questo dolore, quindi stiamo immaginandoci soluzioni per provare ad accompagnare le famiglie. Poi abbiamo il tavolo sfide, il tavolo cultura, il tavolo tempo libero, ci sono 9 tavoli, ma che non voglio insomma elencarvi perché non voglio tediare chi non è nel settore. Ma la cosa molto importante secondo me è stata questa, che a poco i cittadini, ma anche le istituzioni, si sono tolti la giacca. Ci hanno smesso di pensare alla loro associazione, nel caso per esempio di una persona con disabilità, un cieco, era l'Unione Italiana Ciechi e veniva come Unione Italiana Ciechi. A poco ha smesso questa giacca e ha cominciato a immaginare progetti per tutti gli altri, anche non soltanto per la sua problematica. E l'hanno fatto anche le istituzioni. Quindi siamo passati dai primi mesi di vomitatoio, di problematiche e di difesa da parte delle istituzioni, invece a proprio coprogettare insieme. E per darvi una cifra, oggi abbiamo 36 progetti attivi, molto pratici, che i cittadini proprio stanno producendo insieme a noi. Vi faccio proprio qualche esempio, insomma, ma questa è la struttura dei tavoli, quindi vi vedete appunto nel secondo ciclo ci sono i tavoli, qua ci sono i progetti, quindi l'obiettivo del tavolo, e là ci sono tutte le istituzioni e le associazioni che sono coinvolte nel progetto. È complicatissimo tenere insieme tutta questa rete, perché inizialmente è stato andare a prendere proprio anche le istituzioni con il guinzaglio, tirarle, farle venire al tavolo. Io ero considerata una rompiscatole, insomma, che andava veramente a attaccarsi al collo, no? In realtà, insomma, adesso comincia a esserci proprio partecipazione e si capisce anche il valore che è questo. Io dico sempre che quando potrò andarmene vorrà dire che non serve più,
perché avremo educato in un certo senso la città a che cosa vuole dire l'inclusione, no? Vi faccio qualche esempio di qualche progetto per raccontarvi cosa stiamo facendo. Proprio in questi giorni, se voi vedete nelle farmacie comunali, c'è un'iniziativa che si chiama Commessi in Farmacia, Nuova Abilità in Farmacia. Ci sono 5 ragazzi fragili che lavorano a contatto col pubblico e sono stati assunti dalle farmacie e fanno i pacchi di Natale raccontando che si può fare e quindi una si può fare veramente integrazione. È un piccolo, sono 5 ragazzi che sono però la punta di un iceberg di 200 ragazzi che fanno dei tirocini formativi, quindi non sono tanto loro, quanto loro diventano un po' un messaggio, no, per la città. E l'idea è quella che loro raccontino questa esperienza e incontrino, che creino un incontro fra la città e la fragilità, ma anche fra loro e i propri colleghi. Insomma, questo per fare un'operazione anticulturale. Questo è proprio uno dei 36 progetti attivi oggi. E finisco soltanto dicendo che l'anno scorso abbiamo speso 26.000 euro per questo progetto, quindi pochissimo. Quest'anno ne spendiamo un po' di più, però per dire che a volte con risorse contenute e partecipazione si possono fare, secondo me, piccole cose molto importanti per una città. Grazie mille.